Poracci, ok che era facile Blue Stinger, ma non pensavo così tanto facile. Porca miseria, complimenti a tutti quanti, ma soprattutto a Nerdcast Official Channel per la velocità. Ci riprovo però a mettervi in difficoltà. Chi mi sa dire il titolo di questo gioco? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza incorrere in bug che ne impediscono la riproduzione. Oggi puntata ricchissima, perché tra conferme, smentite, rettifiche e leak ne sono successe di tutti i colori. Siete pronti? Bene, prima di tutto però datemi una mano gigantesca con un piccolo gesto. Anche solo un like può fare la differenza. Do it for Poro. Tra l'altro vi devo ringraziare per il supporto che mi state dando sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Piano piano si cresce anche lì e non penso che riuscirò mai a essere abbastanza riconoscente nei vostri confronti. Grazie di cuore. Se siete interessati comunque trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Dopo il reveal avvenuto durante la opening night della Gamescom, Firaxis ha mostrato il gameplay del suo nuovo titolo, Marvel's Midnight Suns. Credo si chiami così. Vabbè, avete capito. Come era lecito aspettarsi, si tratta di un tattico in stile XCOM, che integra però al suo interno un sistema di carte da raccogliere e utilizzare per eseguire un qualsiasi tipo di azione. Un innesto di gameplay molto interessante che non mi sarei mai aspettato da una produzione del genere. Gli sviluppatori hanno assicurato che questo card system non verrà accompagnato da loot boxes, acquisti in game e spacchettamenti vari, e gli unici elementi su cui si potrà investire denaro reale saranno skin, che non avranno alcun impatto sul gameplay. Vi invito comunque a recuperare i due trailer pubblicati, sono entrambi molto interessanti. Vi ricordo che è prevista anche una versione Switch. La qualità grafica ovviamente non sarà quella dei filmati, ma fa piacere sapere che la console ibrida verrà tenuta in considerazione. Si torna a parlare di Nickelodeon All-Stars Brawl e dopo le informazioni ricavate dalla pagina dell'eShop americano, questa volta ad essere stata leakata è la copertina del gioco, che mostra dei personaggi non ancora annunciati. Quindi se non volete rovinarvi la sorpresa, saltate direttamente al capitolo successivo. Io vi ho avvisati. Bene, pronti? Spoiler! Possiamo notare Aang e Korra, oltre a Ren e Stimpy, protagonisti dell'omonimo show che, sarò sincero, non avevo mai sentito. Che poi è strano, è pure roba anni 90 da boomer. Dovrei conoscerla. Il roster comunque si fa sempre più ricco. Che ne dite di queste aggiunte? Il mese scorso avevamo parlato della situazione di stallo tra Niantic e la community di Pokémon Go, che richiedeva a gran voce non venissero ripristinate le distanze di gioco pre-Covid. Oggi abbiamo avuto la risposta della task force messa in piedi dagli sviluppatori. Queste le decisioni prese. Il raggio di interazione con i Pokéstop e le palestre rimane raddoppiato a 80 metri e non si ritorna agli originali 40. Poi non esisteranno più bonus regionali, ma saranno distribuiti a livello globale e ancorati alle stagioni del gioco. In generale, la promessa è quella di instaurare un dialogo continuo con la community tramite roadmap mensili e interazioni più frequenti con la player base per regolare le impostazioni di Pokémon Go sulle esigenze dei giocatori. Una vittoria su tutti i fronti, non trovate? Chi segue il TG Poro sta sempre un passo avanti a tutti, lo sapevate? Sono stati infatti confermati i giochi del Plus che avevamo anticipato qualche giorno fa, quindi Overcooked All You Can Eat Edition per PS5 e per PS4 Hitman 2 e Predator Hunting Grounds. Sicuramente non è il mese più robusto della Instant Game Collection, ma che fai, lo schizzinoso, sono gratis. E poi Overcooked è spettacolare in multiplayer, ve lo consiglio. Passiamo alle notizie del giorno. Ultimamente si è tanto parlato di Game Boy e a quanto pare Nintendo sarebbe in procinto di portare una selezione del catalogo della console portatile su Nintendo Switch Online. Ma che fine ha fatto il GBA? Ce lo siamo dimenticato? Probabilmente Miyamoto lo ha messo nello stesso cassetto dove è stato riposto anche Galaxy 2, ma per fortuna la console è viva e vegeta e nel 2022 uscirà un nuovo gioco per Game Boy Advance. Oh, queste sono le notizie che mi piace sentire, quelle news che uniscono in un colpo solo, collezionismo, nostalgia e Metroidvania. Su Kickstarter è stato infatti presentato Good Boy Galaxy, un coloratissimo e pucciosissimo adventure platform che viene definito dagli sviluppatori come una sorta di cave story o, se volete, un Metroid più carino. Il progetto ha subito sfondato l'obiettivo per il finanziamento base e a 23 giorni dalla scadenza della campagna Kickstarter siamo a ben 135.000 euro raccolti, molto oltre i 20.000 preventivati dagli autori. La cosa interessante è che il gioco è stato pensato inizialmente come
come esclusiva fisica per Game Boy Advance e verrà stampato su cartucce compatibili al 100% con la console e le sue varianti, e solo ora si stanno aggiungendo anche le versioni per PC e per Switch, su cartucce anche questa. L'obiettivo è quello di spedire le varie ricompense entro dicembre 2022 e vi devo dire che dopo Crown Swarm mi sa che finanzierò anche questo progetto. Sia l'edizione base che quelle special sono super interessanti. Quanto è figo il poter dire di aver acquistato un gioco GBA nel 2022. Ieri abbiamo parlato delle variazioni nel sistema di rating del PEGI e di come queste potrebbero influire su porting di giochi storici, bollando come 18 più titoli del calibro di Pokémon giallo, rosso e blu. Bene, il PEGI ha chiarito come si comporterà nel caso delle riedizioni, rettificando non di poco quanto sospettavamo. Sostanzialmente queste modifiche non saranno retroattive e i nuovi criteri di valutazione del gioco d'azzardo si applicheranno solo ai titoli usciti dal 2020 in poi. Se si dovessero presentare dei porting, sarebbero valutati secondo i criteri in vigore durante la loro prima pubblicazione, a patto che i titoli conservino tutti gli asset originali senza alcuna modifica di sorta. Questo per evitare che un solo gioco possa essere valutato con criteri differenti su due console diverse. Quindi, tranquilli, pericolo scampato. Nel caso dovesse essere portati i classici Pokémon su Nintendo Switch Online, questi non sarebbero considerati come bollino rosso solo per adulti. Vi siete chiesti perché non escono recensioni di Baldo, uno dei titoli più attesi degli ultimi anni? Sostanzialmente perché ci troviamo di fronte a uno scenario che potremmo definire come il cyberpunk dei titoli indie. Cerchiamo di capire cos'è successo. In sostanza, nessun big del settore ha avuto la possibilità di provare il gioco in anticipo, se non per quanto riguarda IGN America, che ne ha fatto una corposa anteprima qualche mese prima dell'uscita ufficiale. A quanto so, non credo che nessuna testata internazionale abbia ricevuto il codice in tempo per recensire il gioco prima dell'uscita, quindi sia i giocatori che la critica hanno preso il gioco a scatola chiusa. Purtroppo, per quanto il titolo possa risultare interessante, è traviato da diversi problemi tecnici che vanno dal fastidioso al piuttosto grave. La versione Switch ha per esempio un bug che mi sta impedendo di progredire con la quest principale, visto che per andare avanti questi scheletri dovrebbero entrare nelle gabbie, ma tutte le versioni hanno poi un successivo bug che rende impossibile completare una missione seguente. Sì, il gioco è rotto e molti nomi autorevoli per ora evitano di dare un giudizio, affermando esplicitamente che finché il titolo sarà in questo stato non sarà possibile recensire Baldo. Ora, una patch è uscita per PC che dovrebbe risolvere gran parte dei bug più importanti, quindi mi aspetto che a breve qualcuno dichiari di essere riuscito a finire il gioco, impresa tutt'altro che semplice. Mentre per gli altri store, in particolare Nintendo, i processi di approvazione sono molto più lenti, quindi per ora non c'è traccia di alcun bug fix. Vi ripeto, io lo sto trovando un gioco molto interessante e so che tanti di voi vorrebbero avere le idee più chiare per valutare un potenziale acquisto, ma la situazione è questa e fossi in voi aspetterei qualche aggiornamento in grado di risolvere i problemi più gravi. Non c'è nessuna fretta, insomma, e badate bene, non sto dicendo che sia un gioco da bocciare a prescindere, anzi, solo che allo stato attuale delle cose ha delle criticità che lo rendono ingiocabile. E speriamo che vengano risolte al più presto. E per chiudere, una storia che mi ha riempito di orgoglio nazionale. Finalmente anche noi italiani abbiamo avuto i 15 minuti di notorietà nel mondo dei leak involontari. Basta coi retailer francesi, post in inglese su Reddit e brevetti in giapponese. Questa volta è MediaWorld a entrare di prepotenza nel mondo dei leak e a mandare in fumo i piani di DICE e EA. Bene così! Non so quanti di voi stiano aspettando con impazienza il nuovo Battlefield, ma gli appassionati della serie sapranno che EA ha in programma per una non meglio specificata data di settembre una beta del gioco. Quando sarà? So che molti di voi non ci dormono la notte, ma grazie a MediaWorld ogni dubbio è stato spazzato con largo anticipo. Su questo volantino delle offerte la catena ha spoilerato con nonchalance la data dell'open beta riservata a chi effettua il pre-order, che sarà tra il 6 e l'11 settembre. EA, abbastanza in imbarazzo, non ha confermato il leak, ma direi che non ci sono dubbi. Italia, campione europeo dei leak 2021. E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, per commentare sempre in tantissimi sotto ai video, per guardarvi anche tutti gli shorts e per il supporto incredibile che mi state dando sul Patreon. Siete mitici. Poracci, ma mitici. Noi ci vediamo domani per un altro video. Nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi e nerdate duro. Io sono il Porolic, Michele Baldo.
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Titoli del calibro di Pokémon Blu, Rosso e Fuoco. Sasso, carta e forbice.